Presidente, ma io volevo riprendere un po' le parole di ieri dell'assessore Costi, perché è evidente che abbiamo visto un film diverso. Come avete potuto vedere, noi non abbiamo partecipato alla votazione, è la posizione coerente che abbiamo tenuto anche in commissione. Intanto la volevo ringraziare per aver affermato che i documenti ci sono stati dati tutti e nei tempi. In realtà le volevo semplicemente far presente che ci sono stati dati talmente di buon grado che abbiamo dovuto chiedere alla Presidente, che ringrazio qui, di intercedere, tra virgolette, proprio per avere il piano industriale, che poi abbiamo visto che documento era, cioè 27 slide. E mi sarebbe piaciuto chiedere all'assessore se lei si sarebbe sentita di votare un progetto di legge di questo tipo, che va a stanziare 5 milioni di euro a fronte di un piano industriale che non c'è, cioè i documenti non ci sono, e se avrebbe votato sulla base di 27 slide. Noi responsabilmente riteniamo di non farlo, anche perché, come abbiamo già detto, certezze sulle coperture non ci sono. I 70 milioni delle banche non si sa, i 10 milioni dei privati ce li metteranno, boh. La strategia sul trasporto pubblico non si sa, ci stanno lavorando. I vantaggi sulla fusione, abbiamo dei numeri? No. Italia agli sprechi, anche qui, dopo anni di gestione problematica, diciamo così, di Bologna Fiere, il minimo sindacale che questa regione poteva fare era chiedere, a fronte di un ulteriore stanziamento di soldi pubblici, almeno una razionalizzazione delle spese, delle consulenze, che ovviamente anche quelle non abbiamo potuto vedere. E di questo nel piano industriale non si parla. Certezze per i lavoratori non ce ne sono. Quindi ci chiedete un voto sulla base, lo abbiamo già detto, di che cosa? Di nulla. Dovremmo metterci una mano sugli occhi e votare così alla cieca. Noi obiettivamente non ci sentiamo di farlo. Non è in discussione il fatto che il quartiere fieristico vada riqualificato, sicuramente è sotto gli occhi di tutti, però non ci sentiamo di votare un progetto di legge senza avere alcuna certezza. Ricordo in ultimo che il fatto di darci documenti o meno non è a discrezione né dell'assessore Costi né del presidente Boni. Ci sono delle sentenze, ci sono stati dei pronunciamenti del TAR e quei documenti ci devono essere dati. La percentuale di partecipazione non c'entra assolutamente nulla. Anche qui, ripeto, ci sono delle sentenze, quei documenti noi li vogliamo vedere e insisteremo su questo. Cioè, sentire un Presidente che viene in Commissione a dire i documenti decido io cosa darvi, che cosa no, è francamente abbastanza preoccupante. È un Assessore che a queste affermazioni non replica e non dice niente e sostanzialmente approva di fatto affermazioni di questo tipo, secondo noi sono inaccettabili. Quindi ribadisco anche oggi che noi andremo alla consulta statutaria e vedremo di far valere le nostre ragioni, perché obiettivamente votare un progetto di legge di questo tipo senza avere uno straccio di documento è inaccettabile.